Macro categoria imprese, categoria IT e tecnologia. Il premio è quello di eccellenza dell'anno innovazione e leadership sviluppo progetti mobile. La motivazione: per essere un'eccellenza in forte crescita specializzata nello sviluppo di app e progetti mobile, per realizzare soluzioni altamente innovative ed efficienti in grado di soddisfare diversi settori aziendali, per la capacità di espandersi anche sul mercato internazionale grazie alla competenza e specializzazione di un team dinamico e giovane. The winner is Gulliver. In collegamento con noi, li vado a salutare, abbiamo tre rappresentanti di Gulliver: Giuseppe Capoferri, amministratore delegato Gulliver SRL. Ben trovato Giuseppe, grazie per essere qui. Grazie a voi. Stefano Capoferri, Business Development Manager di Gulliver. Stefano, ben trovato. Buongiorno a tutti. E saluto Martina Berardi, Account Manager appunto di Gulliver. Grazie Martina. Buongiorno a tutti, grazie a voi. Intanto complimenti naturalmente a voi che siete collegati con noi e a tutto il team. Io partirei proprio da Giuseppe Capoferri, amministratore delegato, per un commento a caldo. Ovviamente le chiedo subito che cosa significa questo riconoscimento per voi. Innanzitutto la grande gioia di un riconoscimento, per cui avere un premio così ambizioso, così importante, per noi è un segno molto forte. Lo vedo un segno molto forte soprattutto in questo momento, in questo periodo particolare, un'iniezione di ottimismo. Noi stiamo guardando al futuro con ottimismo, io sono contornato da giovane, ho questa grande fortuna di stare in mezzo ai giovani. Già quest'anno noi abbiamo assunto 7 persone, ieri sera l'8º. Stiamo guardando con energia, con voglia di fare, pensando che la migliore risposta a questo momento negativo sia il fare, e per cui questo premio secondo me è un segno, una motivazione in più per i miei ragazzi a continuare a fare quanto stiamo facendo. Che detto sinceramente è un fare positivo, visto che sono alcuni anni che siamo in crescita su più fronti, per cui il premio mi dà un ulteriore motivo di carica. Beh, bello, avere la carica nonostante appunto tutto ciò che è accaduto è ancora più positivo. Martina, abbiamo sentito effettivamente nella motivazione un'eccellenza in costante crescita. Chiaramente adesso abbiamo anche tutta la spinta dell'innovazione, della digitalizzazione, proprio anche per quello che è accaduto. Abbiamo un po' tutti rimodulato il nostro modo di lavorare, quindi voi partirete da qui, o comunque le posso chiedere come avete affrontato le nuove sfide durante quest'anno? Allora sì, certamente, come diceva Giuseppe, come anticipava Giuseppe, ovviamente noi è qualche anno che siamo in crescita, appunto è anche su questo che abbiamo voluto puntare. Stiamo assumendo tantissimi giovani, quindi giovanissimi, ventenni, che possono appunto darci tanta energia, tanta innovazione anche all'interno di Gulliver, all'interno dei diversi team. Quindi secondo me questo, diciamo, è il cambiamento più grande che stiamo affrontando, inserendo, diciamo, quindi anche tutte queste figure giovani con esperienza, con voglia di fare, di crescere, affiancato ovviamente sempre a tutto quello che è la parte di esperienza che possiamo trovare sia in Gulliver ma anche in tutti quelli che possono essere i nostri partner, con cui abbiamo delle partnership consolidate da tantissimo tempo, primo fra tutti appunto Vodafone, una realtà con cui noi possiamo confrontarci tutti i giorni e che appunto ci permette di arricchirci tantissimo in questa fase di crescita, insieme ovviamente anche appunto all'energia dei giovani, che non manca mai quella. Certo, beh, poi appunto la crescita è anche da quel punto di vista, no? L'inserimento continuo, come diceva prima anche il dottor Capoferri. Stefano, a proposito di sviluppo, abbiamo letto anche questo aspetto molto importante nella motivazione, cioè l'espansione continua sul mercato internazionale. Altro tassello che insomma abbiamo pensato di evidenziare. Sì, assolutamente, è alla base della nostra strategia di crescita. L'internazionalizzazione è qualcosa che stiamo guardando da diverso tempo con forte interesse, e soprattutto nell'ultimo periodo ci stiamo anche investendo tanto.
grazie comunque a una strategia tecnologica ben definita, basata su delle piattaforme proprietarie, abbiamo la possibilità di scalare velocemente quelli che sono i nostri prodotti, quindi essere presenti su mercati internazionali. In questi ultimi 2 anni, soprattutto in quest'ultimo anno, che sicuramente è stato estremamente complicato, fare una call con qualcuno collegato direttamente da Milano o da Roma era praticamente uguale fare una call, come fare una call con magari clienti che potenzialmente erano sul territorio americano o territorio asiatico. Quindi in questo abbiamo avuto proprio la possibilità, grazie anche alle nostre tecnologie, ai nostri prodotti, molto facili da utilizzare, di scalare notevolmente, e in questo momento la parte di internazionalizzazione sarà sicuramente un tassello importantissimo per la nostra crescita. Certo, perché poi si va sempre oltre, no? Quindi si raggiungono punti e posti che prima magari si raggiungevano più a fatica. Una chiusa da parte del dottor Capoferri, Giuseppe Capoferri, quindi come guardare al futuro da adesso in avanti? Ovviamente tutto è improntato sulle nuove tecnologie, appunto l'abbiamo già detto, digitalizzazione e innovazione. Voi indubbiamente partite con un vantaggio perché avete sempre lavorato in quest'ottica, quindi la crescita, lo abbiamo rimarcato, è sempre stata costante, ma se dovessi chiederle proprio come ripartire, cosa guarderete da adesso in avanti? Dal mio punto di vista, la tecnologia senza le persone è nulla, per cui il nostro punto di partenza sono proprio tutti i nostri colleghi giovanissimi che ci stanno dando delle ulteriori motivazioni per portare il valore italiano anche all'estero, per cercare di dare innovazione e servizi a grandi aziende. E la motivazione che a me personalmente piace molto è anche una motivazione di responsabilizzazione verso i giovani, che dal mio punto di vista sono bravissimi, perché io credo che i giovani in questo momento siano completamente sottovalutati. E tanto per dare un'idea concreta, abbiamo realizzato una startup dove tutti i ragazzi sono soci all'1%, che parteciperà a tutte le idee nuove, che vuole essere un momento per dare più responsabilità, più imprenditorialità, più voglia di fare a tutti i miei giovani colleghi. Per cui un segnale molto concreto del fare, della formazione, dello stare a contatto con la realtà, unita anche un grande rapporto con l'università, perché noi abbiamo la fortuna di avere, da buoni bresciani, un approccio molto concreto, ma guardiamo con grande attenzione al Politecnico di Milano, all'Università di Firenze, all'Università di Brescia, in questo momento anche all'Università del Lussemburgo, dove abbiamo aperto degli uffici. Ottimo, belle parole soprattutto per questa parte dedicata ai giovani, comunque, che è stata messa in evidenza in partenza dalla motivazione. E visto che abbiamo parlato di tecnologia che ci dà la possibilità chiaramente di collegarci in ogni parte del mondo, ci auguriamo però, e così almeno vi saluto con questo auspicio, che magari l'anno prossimo per la nuova edizione delle Fonti Awards ci si possa vedere anche nella vecchia modalità, no? Di presenza, con una situazione un po' più conviviale. E così vi chiedo, se doveste essere riselezionati, verrete a trovarci, appunto, sperando che ci si possa incontrare, anzi, insomma, poi credo che sarà proprio così. Che mi dite? Con grande gioia. Ottimo, anche perché poi così potremmo, indipendentemente da tutto, continuare e proseguire con gli argomenti che si svilupperanno indubbiamente da adesso in avanti. Grazie quindi a Giuseppe Capoferri, Stefano Capoferri e Martina Berardi, Gulliver, per il premio Eccellenza dell'Anno Innovazione e Leadership Sviluppo Progetti Mobile. Complimenti e alla prossima. Grazie a voi. Grazie, arrivederci. Grazie, arrivederci.